Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale, sono Marcus e questo è il terzo video Let's Play di Ori and the Blind Forest. Se mi avete seguito fino ad ora, avete visto che siamo arrivati all'albero delle anime. Se invece è la prima volta che mi seguite, trovate da uno di questi due lati il pulsante per vedere il primo episodio o il secondo, qualora aveste visto già il primo. Allora, siamo arrivati all'albero delle anime, abbiamo visto quali sono le meccaniche di base del gioco. E adesso dobbiamo andare a cercare, dobbiamo andare avanti e vedere come si evolverà la situazione. Carichiamo il gioco, cambiamo telecamera e ci troviamo di nuovo nel gioco. Ragazzi, probabilmente l'avete già notato dallo scorso video di Company Venus 2. Sto giocando un po' con delle luci a LED per vedere se riesco a migliorare la qualità della webcam, visto che purtroppo, vista per colpa della finestra che ho lì dietro, di un puzzle il cui vetro riflette la luce della lampada, dell'appadario, purtroppo c'è moltissimo rumore e la qualità non è molto buona. Con queste luci ho verificato che, cioè, si dovrebbe vedere un po' meglio. Fatemi sapere se è così. Intanto carichiamo la nostra partita. Vi ricordo, teniamo il tempo che il video dovrebbe essere di circa 15 minuti per evitare comunque di fare dei video troppo lunghi. Ci troviamo in radure sommerse e ora stiamo entrando dentro la foresta profonda. Il nostro obiettivo è arrivare all'albero Ginzo. E probabilmente qui a sinistra invece ci sarà qualcos'altro. Andiamolo di nuovo a vedere. Ah sì, da qui non si passa perché non abbiamo ancora il potere necessario per andare avanti lì. Qui siamo, abbiamo già fatto. Allora, una nota interessante che ho visto fino ad ora in questo gioco è la ripetibilità. Non tanto la ripetibilità del gioco in sé per sé, cioè immagino che una volta finito sia finita lì. Ma più che altro la ripetibilità dei livelli nel corso di una stessa partita, perché ci sono numerosi segreti, cose da sbloccare, che si trovano in questo stesso livello, ma che sono sbloccabili soltanto una volta acquisite certe abilità, e quindi andando avanti. Fa attenzione al terreno, sembra instabile. Ah, perfetto, ho già capito, vieni qua. Opla. Andiamo avanti, vediamo cosa proteggeva. No. Ok, non ci possiamo andare. Vediamo di scendere giù. Opla, che cos'è qui? Punto abilità. Ora lo utilizziamo. C'è una manopola. Cosa fa? Ah, perfetto. Abbassa lì. Ci ha anche mostrato che c'è un. Possiamo raccogliere dell'esperienza là in alto a sinistra. Torniamo. Andiamo qui. Ok. C'è un altro albero. Aro, lo spirito che morì qui, era forte e coraggioso. Ascolta la sua voce e è riuscito a dare importanza alla nostra luce. Ok. Fiamma caricata. Per usare questa abilità tieni premuto X per caricare e poi rilascia. Penso che è esattamente quello che ci serve per distruggere qui. Esatto. E anche te? Cosa ho trovato? Boh, dell'esperienza. Aspetta, qui già ci siamo andati? Sì.
Sì, però adesso lo raccolgo perché avevo comunque necessità di un po' di cristalli. Andiamo qui giù, vediamo che c'è. Ah, perfetto. Contenitore dello spirito, di luce dello spirito grande. Perfetto, anche questo serve per guadagnare altri punti. Vediamo, qui c'erano altri muri da distruggere. Mi pare che era qui c'era un muro, vicino a dove stava l'albero dello spirito. Ancora non ci possiamo salire. Utilizziamo il perché un'ulteriore abilità. Crea un collegamento dell'anima, rigenera una cellula vitale, fa apparire la maggior parte degli oggetti raccoglibili sulla mappa, migliora il danno, il raggio e il danno della fiamma caricata. Oh, voglio vedere gli oggetti sulla mappa. Andiamo a vedere appunto. Allora, qui questi due qui richiedono di andare sott'acqua, quindi non lo possiamo fare ancora. Questo me lo ricordo, stava troppo in alto, probabilmente ci sarà qualche abilità per volare, perché quindi non ci si poteva andare. E a questo punto tutta questa zona qui si raggiunge soltanto avendo 4 cariche blu che non abbiamo. Quindi a questo punto sapete che faccio, visto che non è... Ah, ecco, è anche comparso qua. Visto che non ha senso andare lì a sinistra, andare da questo lato qui, perché probabilmente sarà quello che dovremmo fare dopo. A questo punto andiamo direttamente avanti e cerchiamo di arrivare all'albero Ginso. Come ci arriviamo? Bella domanda. Facciamo una prova. Ah, chissà, forse se riesco a... Facciamo, lo riproviamo un'altra volta, altrimenti non voglio perdere troppo tempo a... No, non ci arriviamo. Non voglio perdere troppo tempo a cercare di raccogliere qualcosa, se no poi il video inizia a risultare noioso. No. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Qui saltiamo! No. Si sale? Non tanto. No, inizia a diventare... Aiuto! Io quanti sono? Curaci. Ok, abbiamo già di nuovo 3 cariche. Andiamo avanti. Ok, quello lì si butta giù con una carica potenziata. Qui salviamo perché è il caso. Vediamo qui giù che c'è. Oh no, 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 assolutamente no. Via, via, via. Dobbiamo distruggere, dobbiamo far cadere quel pezzo di roccia. Opla. Qui pure abbiamo bisogno del... di ulteriori cristalli dello spirito. No, c'eravamo arrivati. Immagino che questo sia apposta in questo punto per... Ed è andato giù.
qui che cosa c'è? Ah, penso sempre una parte. Lo stesso posto, immagino. Vediamo, però questa struttura è fatta in modo che io riesca a tornare indietro. Forse da qua poi ci devo arrivare. Ok, no, 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 ho fatto proprio. Là, olè. Vedo l'altra cellula vitale. Ora puoi accumulare più vitalità. Trova altre cellule vitali per avere più probabilità di restare in vita. Perfetto. Grande. Olè. Ma però come faccio? Ce la faccio? Sì. Ok. Guardate ragazzi, mi butto! Oh cavolo! Allora, io però vorrei andare a sinistra, onestamente, sono molto curioso di vedere cosa c'è. Oh, abbiamo acquisito anche molta abilità. Salviamo! Anche perché è il caso. Fiamma caricata efficientemente, respiro acquatico, mi piacerebbe avere il respiro acquatico. Fiamma caricata ardente, fiamma divisa. No, andiamo con ordine, facciamo questo, anche perché vorrei avere un spirito acquatico il prima possibile. Tripo salto, difesa ultra. Opla! C'era un'energetica, quindi ora ne abbiamo tre ragazzi. Dobbiamo riuscire a raccoglierne almeno 4. Qui siamo a posto? Sì, come oggetti qui siamo a posto. Sì, dobbiamo raccoglierne almeno 4. Da qui immagino che si vada avanti. Perché c'è questo coso qui? Ah no, è semplice abbellimento. In corsa? Ah, cazzo. Con un po' di timing si può fare. Là. Qui abbiamo visto qualcosa, anzi, diamo un'occhiata proprio qui sotto. Oh, toh, c'è un pesce! Vieni qui! Quindi sicuramente si andrà anche sotto. Questo è un... Opla! Voglio capire se c'è qualche passaggio. No, non c'è nessun passaggio segreto perché. Qui non si passa. Ah, ecco, ho bisogno comunque del trampolino per poter arrivare su questo. Questo però che senso ha? C'è mica un passaggio da queste parti. Toh. Andiamo, cerchiamo di andare avanti piuttosto. Questo ci fa andare sopra. Vabbè, tanto qui possiamo distruggere questo. Ah no, ci consente di arrivare qui. E poi qui. Oh, ciao, c'è un nuovo nemico. Oh cacchio. Allora, di lì si va avanti, però qui c'è un'altra pietra. Ok.
frammento della mappa di pietra. Ah, non ce l'abbiamo però. Ancora non ce l'abbiamo. Ok, quindi da qua non si passa proprio. Ci serve qualcosa. Ullala, che cosa abbiamo scoperto qua? Niente. No, sembra proprio niente. Che senso avrà questo posto? Opla. Salviamo giusto per... ho sbagliato. Salviamo. Allora, qui siamo quasi all'albero di Ginzo. Però noi, opla. Qui possiamo entrare? No, dobbiamo raccogliere quel pezzo. Quanto in alto possiamo andare? Ben in alto. Non ne ho più di cariche. Andiamo. Allora, perfetto. E fin qui ci siamo. Qui dentro, come ci arriviamo? Ah, probabilmente da lì su. Quindi qui ora dobbiamo tornare giù ed era il punto che io mi chiedevo. Come... che senso avesse? Dove è quella cosa? Qui possiamo inserire il frammento della mappa di pietra. Cosa abbiamo sbloccato? Ah, perfetto! Quindi effettivamente qui c'è tutto un collegamento che unisce fino... aspettatemi ragazzi, ma noi abbiamo iniziato praticamente il gioco... Qui abbiamo iniziato. Quindi in realtà il gioco si dipana anche dietro. Allora, noi ora siamo stati qua sotto. Come facciamo ad arrivare? Vi faccio vedere qui. E qui soprattutto ci deve essere un modo. Qui c'è quel cristallo. Facendo questo otteniamo qualche cosa. Solo esperienza. Mannaggia. Voglio vedere se riesco a prendere tanto questo quanto questo. Perfetto. Allora adesso torno un attimo indietro. Bene. Opla. Oh, creatura del fuoco che tra l'altro piazza delle specie di mine. Oh, pardon. Quello è grosso. Ok, wow. Però qui che succede? Qui possiamo scendere? Ah, quindi qua dobbiamo probabilmente attirare qualche nemico. Ma chi? Ok, non ce l'abbiamo.
Lì si deve poter entrare in qualche modo. No, però non ce la faccio. Ok. Ok, ho capito perfettamente che dobbiamo fare. Dobbiamo attirare quel mostro lì. Perfetto. Ottimo. E abbiamo trovato un'altra cellula vitale, quindi ora siamo a ben 6. Trovate cellula vitale. Ok. Ragazzi, questa palude, questa foresta profonda sembra piuttosto grande da esplorare. Ah, ecco, qui si può passare in qualche modo. Quindi sono tentato dal fermare il video qui e rivederci alla prossima puntata. No, non volevo salvare, veramente. Devo utilizzare... Ah, però da un bel po' di esperienza. Ah, cerchiamo di andare ancora un po' avanti. Intanto questo lo riusciamo a schivare. Oh bla! Oh cavolo! No, ok, non è vero. Dobbiamo farlo proprio cadere giù. Ecco. Poi ora possiamo. Dove è finito? E quello soprattutto che cos'è? Che è qualcosa che non posso affrontare. Qui? No, da qui non si passa proprio. Almeno non al momento. Cavolo. Cavolo se ci fa danno. Dobbiamo ritornare sopra. C'è qualche modo poi per arrivare da qui, fare qualcosa da qua? No. Vabbè, giusto recuperare un po' di salute e fare esperienza. Sono niente, giù niente. Vabbè ragazzi, torniamo in una zona più tranquilla e dai lì poi salviamo. Oh cavolo! Beh, andiamocene da qui, tanto l'abbiamo raccolto già quello. Vediamo se qui si può combinare qualcosa. No. Ah, stiamo per entrare nella palude spinta. Così va già molto meglio, ragazzi. Quindi penso che il video lo possiamo fermare con l'ingresso nella palude spinosa. Io salvo.
Non così però. Salvo. Opla. Con questo è tutto. È carino, molto molto carino questo gioco. Molto molto intricato. Non voglio prendermela molto veloce, perché vorrei esplorarlo per bene, in modo che possa anche essere utilizzato come soluzione per sbloccare tutti gli achievement. È una cosa che mi piace molto molto fare. Play il telefono. Va bene, ragazzi, con questo è tutto. Vi ringrazio e ciao, alla prossima.